test ultra rapido in 3 minuti che è stato sperimentato a Genova e che parte grazie ad un'azienda genovese. È così? Sì, l'azienda genovese, ci siamo già visti, azienda leader per quanto riguarda i tamponi molecolari. Abbiamo approcciato, dopo varie ricerche, abbiamo trovato un prodotto che abbiamo ritenuto interessante per quanto riguarda i test rapidi, che è stato validato da San Martino, dal professor Giancarlo Icardi, ed oggi siamo lieti di averlo presentato. Permette di dare una svolta, secondo il nostro punto di vista l'utilità è massima in certi tipi di contesti, in tutti i drive-thru dove la gente deve aspettare. È chiaro che rispetto alle tempistiche che oggi ben conosciamo, tra i 15 e i 20 minuti, con un test che permette l'esecuzione 3 minuti, che poi 3 minuti è il primo, poi dopo il primo ogni minuto si può la macchina leggere un test, abbiamo fatto un calcolo che praticamente si riescono a dare 58 risultati circa nell'arco di un'ora. Questo vuol dire che in certi siti sensibili dove le persone devono aspettare, questo può essere una svolta e un prodotto interessante. Oggi anche la notizia, quindi, della creazione di un polo, di un investimento proprio dell'azienda madre, quindi da Seul a Genova, ce lo spiega? Sì, noi 6 anni fa è iniziato un percorso che ha portato all'acquisizione delle quote dell'azienda da parte di Sijin, di cui qua abbiamo l'amministratore delegato, e quindi adesso Sijin è proprietario di Aerodiagnostica. Appena arrivati, uno dei goal che si erano loro riproposti era quello di cercare una location adeguata a quello che è il nostro futuro, come lo pensiamo noi, ed è stato identificato e lunedì formalizzato davanti al notaio l'acquisizione dell'ex sede Esaote in via Siffredi a Sestri Ponente, da tempo ormai dismessa, per cui siamo particolarmente orgogliosi di riportare ai fasti che merita soprattutto un edificio del genere, soprattutto per chi abita nel Ponente, che ha ben presente quello che era e quello che rappresentava, e speriamo quindi di poter fare quello che era stato fatto in passato con lo stesso successo che un'azienda genovese come Esaote ha avuto anche lei in passato. E quindi che cosa nascerà lì? Lì nascerà intanto una location adeguata a quelli che sono oggi i nostri livelli occupazionali, perché dove siamo ormai siamo 51 dipendenti, non ci siamo più. Ma la cosa più interessante è che Sijin vuole decentralizzare una parte della ricerca e dello sviluppo che attualmente viene fatto in Corea su Genova, e quindi questo noi pensiamo che porterà comunque ancora ad assumere persone di livello alto, ovviamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Noi ci riproniamo di entrare nella nuova sede, un sogno sarebbe alla fine dell'anno prossimo, credo più realistico pensare che potremo entrare lì all'inizio del 2022.